Caro Maestro Cappelletti, è un grande piacere averti nostro ospite, ma soprattutto ci devi raccontare la giornata un giorno al Kodokan. Dopo i mondiali di judo, l'invito all'apertura ufficiale delle nuove sale nel vecchio Kodokan, la tua impressione quando sei arrivato e questa grande pagina, questa grande area dedicata agli Hall of Fame, che impressione ti ha fatto? Beh, devo dire onestamente che mi ha riparato di tante amarezze, perché nel momento di vedere la sala del Museo del Kodokan, il mio poster, la mia fotografia, beh, mi ha ripagato di tante amarezze. Comunque il problema che è più importante, guardando quel poster, mi sono, come per un attimo, ho rivisto tutte le persone che hanno vissuto insieme a me questo periodo così bello e li ho ringraziati mentalmente. Hai dimenticato un particolare: oltre al presidente dell'IGF, il dottor Wiese, c'era la principessa del Giappone. Quando l'hai vista, come ti sei comportato? Beh, lì forse, non so, forse ho fatto una cappella, perché da italiano mi presentano una principessa. Io la cosa che ho pensato, che da buon italiano si bacia la mano. Nel baciargli la mano ho visto un po' lo smarrimento da parte dei giapponesi, che probabilmente non si usa in Giappone una cosa del genere. Ma soprattutto, oltre al baciamano, eri veramente radioso quel giorno, allegro, spensierato, cioè la fase, pensare di essere assieme al passato storico del Kodokan, dal professor Kano in poi, la principessa, tutto il grande staff dell'International Judo Federation, che insomma è stato veramente un giorno da ricordare, dico bene? Beh, lei lo sa benissimo, che, perché da quello che le ho detto, che era un sogno e che avevo paura di svegliarmi, di lasciarmi sognare ancora e di non svegliarmi. Allora questo sogno adesso lo riportiamo avanti, perché non è che hai smesso di occuparti del judo, dato che sei il chairman della commissione di Kata, dell'IGF, e quest'anno abbiamo purtroppo dovuto annullare il mondiale e pensiamo che il prossimo anno vada avanti. Cosa ci puoi dire sul discorso del Kata e il discorso della commissione Kata? Beh, Kata finora l'abbiamo sempre visto come una competizione, invece dobbiamo vederlo come la grammatica. Attraverso lo studio del Kata si può veramente imparare il judo. E mi hai chiesto se io andrò avanti o no, ti dico una cosa: l'agonismo ha un inizio e una fine. Ha un inizio quando si comincia a far judo e istintivamente si vuol fare le gare, e finisce con il declino fisico. Mentre lo studiare il judo ti accompagna per tutta la vita. È un po', se mi permetti, questo esempio: il padre e il nonno. Il padre, quando coi figli vuole, si dà da fare per i figli perché diventino, riescono ad arrivare dove non ha potuto arrivare lui. Si vogliono, come si può dire, realizzare attraverso i figli. Il nonno non si vuole realizzare. Il nonno vive per i nipoti. Anzi, i nipoti lo aiutano a continuare a vivere. Ecco. E io andrò avanti a far judo, a studiare judo finché il Signore mi lascia di qua. Quindi diciamo, auguriamoci che lassù qualcuno mi ama e che starai qui con noi, con la commissione Kata, eccetera, il più possibile. Grazie Franco Cappelletti, complimenti per il judo del Cimodan, che ti assicuro che tutti farebbero le carte false per averlo. Grazie e arrivederci.